Ho ricevuto tanti schiaffoni perché queste persone che non conoscono la dignità cominciano a parlare male della persona Luciano Campitelli perché, lo sai perché? Perché è editore, non perché il termo va male, perché è editore e non può essere, cioè l'editore è una cosa, faccio il presidente del calcio ne un'altra, quindi l'editore Campitelli non c'entra niente con il presidente Luciano Campitelli, quindi la mia famiglia accende la televisione la domenica mattina e si deve sentire dire da certi personaggi solo male. L'accendi di pomeriggio e devi sentirti dire solo male. Il lunedì mattina stessa storia e il lunedì a sera non ne parliamo. Fa da ribrividire. La mia dignità non si compra, la dignità dei miei figli, io sono stato molto ferito da quello che mi è accaduto l'anno scorso, quindi per me la dignità ancora di più è di una cosa che è impagabile. E se io oggi mi mettessi a dire cose, io dovevo portare qui per far vedere dei documenti, per far vedere delle cose schifose di queste persone, non lo faccio per un solo motivo, perché queste persone hanno dei figli come me. E se queste persone hanno dei figli come me, i figli non c'entrano niente con la loro bocca sporca e non voglio dire altro. Quindi dico questo, dico che da oggi in poi non sarò più presidente del Teramo, sono dimissioni improrogabili, quindi la squadra verrà gestita fino alla fine da Massimo d'Aprile. Oggi io spero che queste persone dietro di loro abbiano un gruppo forte per poter far sì che possano rilevare questa società, altrimenti si sono fatti veramente una fossa, perché si sono presi una responsabilità di fare quello che hanno fatto per oltre un anno, e voi siete tutti testimoni, per oltre un anno delle in situazioni dove io sono debole. Io purtroppo in questo anno passato sono un uomo debole, perché ognuno di noi dentro di noi ha delle questioni, io in questo momento sono un uomo debole. E se non hanno nessuno dietro le spalle, gente forte, veramente si sono assunti una grande responsabilità. Io e mio cugino abbiamo passato 5 anni meravigliosi, ringrazio tutti i tifosi che mi vogliono bene, quelli che sono venuti in curva, quelli che sono venuti in tribuna e anche quelle persone che ci hanno solo visto da casa, che per altri motivi non si sono potuti muovere. Ma di cuore ringrazio veramente tutti quanti, perché mi avete dato 5 anni meravigliosi, per me oggi uno dei giorni più brutti della mia vita, punto. Grazie a tutti. Buonasera, è la 32esima puntata di Teramo Channel e come potete ben capire non sarà una puntata come tutte le altre, e non lo diciamo per modo di dire, per piaggeria, purtroppo è così. Luciano Campitelli ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Teramo Calcio, lo ha fatto poche ore fa in una conferenza stampa presso la sala stampa di Piano Daccio. Ovviamente parleremo di questo perché è una fase chiaramente cruciale di nuovo per la storia del calcio teramano, una decisione sofferta, e cercheremo di capire i motivi di tutto questo, del perché si è arrivati a questa situazione. Io saluto Caterina. Ciao, siamo un Andrea. Po' più tristi del solito. Purtroppo sì, siamo anche un po' tristi. Anche quando si perde noi cerchiamo di tenere sempre il sorriso sulle labbra, questa sera davvero è difficile perché la decisione è davvero sofferta, però sì. Abbiamo ovviamente gli ospiti, in particolare uno principale per sì, poter Andrea. Parlare di tutto questo. Sì, perché effettivamente ci si aspettava una conferenza stampa ma di ben altri toni, purtroppo invece Andrea abbiamo visto che cos'è accaduto, ma nonostante questo è voluto essere qui questa sera con noi il presidente del Teramo Calcio, Luciano Campitelli. Buonasera. Buonasera, buonasera presidente. Ci sono però altri dirigenti, c'è anche il vicepresidente, insomma tutte quelle persone che hanno davvero condiviso questo percorso che non è partito esatto. Quest'anno, è partito 5 anni fa. Sì, ve li vado a presentare partendo dal vicepresidente della Teramo Calcio, Ercole Cimini. Buonasera a tutti. Buonasera. Dal dirigente Fabio Mignini. Buonasera a tutti. Al direttore generale Massimo D'Aprile. Buonasera. Fino al responsabile marketing Alessio Peroni. Buonasera. Buonasera a voi.
invitiamo chiaramente. Sì, come sempre potete dirci la vostra inviando un sms al consueto numero 392-623-7060. E c'erano anche tanti tifosi oggi in sala stampa, quindi invitiamo quelli che erano presenti, ma anche coloro che mancavano e magari hanno visto la conferenza stampa già andata in onda integralmente sui nostri canali, insomma, a intervenire. Io peraltro, di solito a questo punto lanciamo la pubblicità e poi la sigla, però voglio subito chiedere al Presidente, io ho colto già un aspetto particolare, abbiamo proposto un estratto della conferenza stampa, il Presidente era testa bassa, insomma non ha voluto vedere quello che è successo questo pomeriggio, segno insomma anche del dolore di questa, per questa decisione, perché la vediamo tuttora insomma commossa, dati anche gli sforzi e tutto quello che è stato profuso per riportare il Teramo dal nulla, o meglio dalla promozione, fino al mondo dei professionisti, dove si trovava quando la storia del Teramo Calcio allora si è interrotta. Buonasera a tutti, diciamo che oggi per me è anche il giorno del compleanno, quindi sì, una situazione, sì, sì, intanto auguri Presidente, grazie, anche se è una situazione molto molto anomala, no? Diciamo che purtroppo molte volte nella vita l'educazione è una cosa tanto troppo importante. Nell'ultimo periodo siamo stati massacrati da gente veramente penso di basso livello, perché nessuna persona può essere attaccato in questo modo, perché proprio attacchi con cattiveria nel parlare, con rabbia nel dire cose tutte inesistenti, con poveri ospiti che molte volte si sono trovati in difficoltà anche nel dire niente, perché difficoltà apparente proprio che hanno messo veramente a dura prova anche le loro persone. E quindi credo che hanno fatto troppo i porci, troppo i maiali. Parlo di una emittente prettamente teramana, e quindi dico che a prescindere questi pesciolini che sono capaci solo di aprire la bocca, perché poi usciti fuori dallo studio si parlano solo male tra di loro, ma io la persona che oggi dico che forse ha le colpe più grosse è l'editore, perché quando il signor Walter Cori, perché siccome di me dice nome e cognome, quindi lo posso dire anch'io, ha lavorato in questa televisione, molte volte voleva sparlare di personaggi teramani. Io, siccome la dignità delle persone è una cosa sacra, io ho sempre cercato di fargli dire quello che si poteva dire. Se noi abbiamo avuto qualche contrasto, l'abbiamo avuto per questo. Dopodiché è tornato dai suoi simili e purtroppo lì ha combinato quello che ha combinato. E quindi oggi, se Luciano Cambitelli ed Ercole Cimini lasciano la Teramo Calcio con grande dolore, dolore vero, non falso come sono queste persone, loro si devono assumere tutte le responsabilità che queste persone, Ercole Cimini e Luciano Cambitelli, sono andati via non per i tifosi, perché noi adoriamo i tifosi, non per nessun altro, ma per quei pochi giornalisti, non tutti i giornalisti, quei pochi giornalisti legati a Teleponte, hanno scatenato questa guerra mediatica e senza avere un minimo rispetto per le persone. Per me il rispetto verso la persona è una cosa sacra, perché i miei genitori mi hanno insegnato questo. Nella mia grossa ignoranza e nella mia grossa sfortuna di essere canzanese, io sono molto orgoglioso di essere canzanese, rispetto tanto i teramani perché mi hanno dato veramente tanto, ma certe persone dovrebbero essere cacciate via sia da Teramo che da Canzano che dal mondo intero, perché non ci stanno bene in nessun posto del mondo. Questa è la mia analisi, e che si assumessero tutte le responsabilità, perché è un passo che io ho dovuto fare per forza, perché
Noi ricominciavamo il campionato e c'era una guerra, come sta succedendo adesso, che tutti i giorni si parla solo, esclusivamente, di Luciano Campitelli. Questo è grave, si deve parlare del Teramo Calcio, se al Teramo Calcio ha fatto bene, ha fatto male, e cosa in futuro potrà fare. Invece qua si parla solo, esclusivamente, di Luciano Campitelli, editore. Non c'entra niente. Presidente, abbiamo fatto un prologo molto molto ampio, noi ci dobbiamo fermare, pubblicità, sigla e poi ripartiamo. Di nuovo buonasera, puntata come avete capito particolare, puntata speciale, abbiamo avuto un prologo già di per sé abbastanza consistente. Presidente, io voglio toccare altri due argomenti prima di sentire gli altri nostri ospiti. Intanto, questa decisione com'è maturata? Perché sinceramente oggi ci aspettavamo un altro tipo di conferenza stampa per fare un altro genere di annunci. Poi diciamo che un po' tutti siamo stati spiazzati da questo altro tipo di annuncio. È maturata in una notte? È maturata ieri? Maturata in un tempo più ampio? Diciamo che la maturazione giusta è avvenuta negli ultimi proprio giorni, perché con l'avvento di Enzo Nucifora ci sono state delle critiche veramente che un personaggio come lui non meritava. Teramo, un personaggio come Enzo Nucifora, doveva solo dire grazie che avete portato un'esperienza simile, una persona di questo livello a Teramo, e lì sono state tante critiche, ma a prescindere questo, lì ho capito che qualsiasi cosa noi avessimo fatto era tutto il contrario di quello che dicevano loro. Allora lì c'era una sola possibilità, quello di dire tutta la verità, di far capire alla gente, e dico anche ai nuovi che verranno, che se non trovano un accordo con queste persone si ritroveranno come mi sono trovato io. Io non ho mai usato la mia televisione per combattere, perché io combatto con il mio essere io, non con la forza televisiva o altro. Quindi voglio anche far capire ai nuovi che lì c'è questo, diciamo, chiamiamolo malattia, cancro, chiamiamolo come vogliamo, ed è una cosa molto fastidiosa, perché purtroppo o stai a quei giochi, altrimenti sei fritto. Spero che le persone comincino ad aprire gli occhi, comincino a capire con chi stiamo a fare in quella città, perché vogliono fare il brutto e il cattivo tempo su tutto. E quindi ho voluto venire allo scoperto, perché loro a me mi hanno fatto male facendomi questo, perché è la cosa a cui tenevo di più, oltre la mia famiglia, forse in secondo luogo era il Teramo. Quindi dovendo lasciare per forza, tifoso prima ancora che a questo punto, io non potevo fare altro, dovevo solo fare questo passo per poter cercare di far capire alle persone il male che hanno fatto queste persone nei miei confronti. E quindi, detto questo, sto dicendo tutte queste verità perché mi hanno fatto veramente male, e loro volevano che io lasciassi, ci sono riusciti, però adesso devono pagare anche loro. Io ho pagato con la presidenza, loro oggi dovranno pagare con le loro persone per dire a tutti che cosa hanno combinato e che cosa hanno fatto. Però, Presidente, già si parla di Luciano Campitelli che esce dal Teramo per andare a Pescara. Anche questa, prima di rispondere a questo voglio dire un'altra cosa. Io non ce l'ho assolutamente con i giornalisti teramani, anzi li stimo tutti. Io ce l'ho solo con quelle persone che, non so se sono giornalisti o meno, che parlano solo a discapito di dire solo il contrario di quello che si fa, punto.
Non ce l'ho assolutamente con la stampa teramana, perché la vivo quotidianamente, c'è un bel rapporto con tutti. Sicuramente con le persone false non posso avere rapporti. E quindi adesso rispondo anche alla questione, si dice che noi avremmo voluto prendere delle quote a Pescara. Sì, 5%, 8% sono innanzitutto le voci che... chi lo ha detto? Sicuramente qualcuno di questi personaggi che adesso diranno tante cose, diranno che forse noi lasciamo per questioni economiche, da noi non avanza nessuno 5 lire oppure 5 euro. Noi abbiamo pagato fino all'ultimo stipendio, vedremo alla fine chi sarà le squadre che non avranno punti di penalizzazione e quelli che li avranno. Noi siamo stati puntuali su tutto, non abbiamo chiesto soldi a nessuno, abbiamo messo una nostra azienda a disposizione, perché noi abbiamo più di un'azienda a disposizione del Teramo Calcio, questo sì. E proprio per farla essere autonoma, perché Teramo purtroppo, come tutte le città di 50-60 mila persone, con 400-500 spettatori che si fanno in tutti gli stati italiani, quindi non è colpa del tifoso teramano, purtroppo gli introiti sono quelli che sono molto molto bassi. In questo momento storico le aziende siamo tutti in crisi, tutti in crisi. Ieri sera mi sono dovuto sentire, perché tra virgolettate, non virgolettate, stupidaggini di livello internazionale, la mia intervista che avevo fatto, io avevo fatto quell'intervista dicendo che oggi il mondo del calcio è in crisi, non che il Teramo è in crisi, che il mondo del calcio è in crisi, e penso anche che certi giornalisti hanno detto pubblicamente che se Luciano Campitelli andasse via o va via e che c'è la San Nicolese per andare a fare il tifo, va benissimo lo stesso. Adesso lui lo dovrà spiegare ai tifosi del Teramo, non a me, ai tifosi del Teramo. Se poi si fanno dei complimenti alla San Nicolò Calcio, che purtroppo quest'anno non è andato bene, e a me ne dispiace apertamente, perché io con quei dirigenti ho grandissimi rapporti, che non era successo niente, perché purtroppo sta ultimo in classifica e sicuramente speriamo che si salvi, ma insomma non ha fatto un buon campionato. Se noi oggi del Teramo fossimo ultimi in classifica, ci dovremmo proprio suicidare per come hanno trattato noi, dopo aver vinto in 5 anni 3 campionati, più arriveremo minimo sesti. Penso che noi abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare a livello sportivo, una società super organizzata, loro dicono che non siamo dei professionisti, benissimo, questo lo possiamo accettare, dobbiamo crescere, benissimo, questo lo possiamo accettare, però abbiamo intorno a noi tutte persone serie, persone a quel sapone, che sono la forza di una società seria, moderna. I dilettanti da settimo posto in seconda divisione. Beh, io penso che questi dilettanti, se non erano dilettanti, forse 3 campionati non li avrebbero vinto i professionisti. E invece sul Pescara, quindi? Sul Pescara io mi sono incontrato con Sebastiani, perché purtroppo a noi ci piace sempre organizzare il futuro un po' in anticipo. Col Pescara abbiamo rapporti di calciatori, abbiamo rapporti interpersonali, e col Pescara si è parlato di un progetto molto molto bello e molto interessante. Quale progetto? Quello di poter portare quanto più giocatori che nel Pescara hanno meno spazio, e specialmente giovani, primavera, perché loro potessero venire a vedere durante le partite e quindi curarli meglio, e quindi fare un tipo di fare le ossa ma fare un tipo di legame tra una squadra più grande e una squadra più piccola, come si fa oggi in Spagna. Quindi il Barcellona ha una serie, c'è il Barcellona, poi c'è una serie B e poi ce n'è ancora un'altra, quindi ha 3 squadre. Così volevamo costruire questo progetto a Teramo, con l'avvento di Enzo, che poteva anche insieme ai dirigenti del Pescara
curare anche sti ragazzi, vederli, perché stiamo qua vicino. E quindi sempre per una crescita per il Teramo Calcio, non che io e mio cugino compravamo l'8% del Pescara, perché se noi lo volevamo comprare l'avevamo potuto comprare anni dietro, perché noi con Sebastiani abbiamo un rapporto di lavoro e quindi ci sentiamo molto molto spesso. E quindi questa è la verità, quindi un'altra bugia che oggi loro si devono difendere da tutte queste malignità, perché si dovranno difendere, ma di tanto la verità va sempre a galla. Quello che ho detto è la pura e santa verità. Io mi sono immaginato super vecchio presidente del Teramo, quindi non ho mai avuto nessun tipo di pensiero nel lasciare il Teramo. L'unico mio tipo di pensiero nel lasciare il Teramo sono tutte queste critiche, perché ho capito a un certo punto che lì non ci poteva essere niente. Mi sono incontrato con Walter Cori 3 giorni fa proprio per dirgli di farla finita, ma non tanto per me personalmente, per i miei figli e per i suoi figli, perché uno dei suoi figli, il marito della figlia, lavora ed è assunto dalla Sapori Veri da me. Quindi per farvi capire, ragazzi, a che punto siamo arrivati, che odio cova quell'uomo nei miei confronti, cosa gli ho fatto, forse l'ho fatto lavorare con me tanti anni, forse gli ho fatto dei regali importanti, perché dico l'ultima e poi non parlo più di Walter Cori, lui ha accomodato una macchina che gli ero voluto accomodare io gli ho fatto un regalo, ma accomodare quella macchina è costato una 20.000 euro, io gliel'ho voluto fare di mia spontanea volontà. E non ho capito perché mi odia tanto, perché mi odia tanto? Che cosa ha quest'uomo di odio nei miei confronti? Ma io non lo so. Quindi, quando ho visto che quest'odio è così accecante tra lui e il suo editore, a questo punto io ho dovuto fare quello che loro volevano, alzare le mani, perché io non riesco più a combattere. Cioè, io sono un uomo che nel lavoro do tutto me stesso, ma voglio una mia tranquillità interiore. Oggi non ce l'avevo più questa mia tranquillità interiore. Allora, Presidente, ascoltiamo anche il vicepresidente Ercole Cimini, tanto insomma c'è il fronte compatto anche dietro le telecamere, perché c'è anche altra parte della compagine societaria, altri collaboratori, altri dirigenti, c'è Stefano Zoila, c'è Tonino Pannanzone, c'è Pasqualino Testa, oltre a coloro che sono presenti e che vedete. E voglio partire proprio da chi condivide questo percorso, non solo calcistico, ma un percorso imprenditoriale, ma c'è anche un legame di sangue. Ercole Cimini, che nel caso è vicepresidente della Teramo Calcio e che oggi ha voluto vivere un po' più defilato questo momento particolare, no? Questa conferenza stampa shock per l'addio di Luciano Campitelli alla Teramo Calcio. Ercole, insomma, intanto le tue sensazioni, conoscendo il presidente come imprenditore, ma anche come persona con cui sei legato di sangue, insomma. Ma innanzitutto non è un momento per me facile parlare, quindi noi siamo due persone che abbiamo sempre fatto nel nostro modo di essere nel lavoro, quindi pensiamo di essere persone importanti. La mattina quando andiamo alle nostre aziende, i nostri collaboratori sorridono tutti, perché sanno che stare a che fare con delle persone molto serie. Io quello che ha fatto mio cugino in 5 anni e soprattutto quello che ho dovuto fare io per non farlo stare tranquillo nell'azienda, lo sappiamo io e lui, non lo sanno neanche le nostre famiglie. A volte anche contro i miei pensieri, a volte anche contro, ci bisticciavamo perché io gli dicevo che lui non meritava di essere trattato in questo modo. L'ultima telefonata che mi ha fatto mio cugino è stata ieri sera, prima di sentire questi fessi, perché sono solo fessi. E lui mi disse che stamattina c'era una riunione, si doveva fare una riunione per preparare questa conferenza stampa. Io a mio cugino gli ho detto queste parole: io alla riunione non partecipo perché per me quello che fai tu va bene, come hai sempre fatto bene per me e per lui. Quindi io no. Devo pensare ad altre cose, quindi tu quello che fai va benissimo. Io gli ho detto però queste parole.
qualunque cosa tu fai nella Teramo Calcio, e lui può testimoniare, io ti seguirò fino alla morte. Però se mi fai il più bel regalo della vita è quello di dimetterti. Io ho finito qua. Come mai non vuoi aggiungere altro? Non voglio aggiungere altro perché vabbè, non è che sì, io ti comprendiamo, Ercole, no. Assolutamente. Poi tra l'altro tu hai rivestito un ruolo ancora più particolare, perché sei anche da un punto di vista societario il responsabile del settore giovanile, che ha ottenuto comunque, che sta ottenendo dei risultati importanti, ed è anche questo che insomma ti manca, come mi hai confidato insomma poco prima della trasmissione. Comunque abbiamo un mare di messaggi ed era inevitabile fosse così. Allora vediamo prima i messaggi, poi ascoltiamo anche Fabio Mignini, Massimo D'Aprile e Alessio Peroni, però ne sono talmente tanti che dobbiamo insomma leggere una prima tranche. Prego la regia, coordinata da Gilberto Marinozzi in compagnia di Roberto Purimanti. Si è parlato di Canzanesi, di congiuntivi sbagliati, ma ora chi paga? Che pena questa città. Poi ancora Caterina. Dov'è finito quel combattente che non si arrendeva mai? Uscire di scena così è da perdenti, e tu non lo sei, Fernando. Presidente, questa è una sollecitazione, purtroppo si è arreso Campitelli. Io non mi arrendo nel lavoro, nella vita, non mi arrendo mai. Purtroppo quando vedi che non puoi fare niente, perché forse ho anche pensato che qualcuno delle istituzioni potesse intervenire nei confronti di queste persone, perché non era giusto quello che loro facevano. Forse le istituzioni hanno preso per leggero anche questo, perché non è che ho detto alle istituzioni di andare a fare delle telefonate o meno. Dico a questi signori, speriamo che il futuro ci siano altre persone come noi che possono fare tanto bene a Teramo, però che la stampa teramana deve aiutare a tutti i costi, anche nei momenti più bui, perché i problemi di una città si risolvono all'interno di una città, come i problemi di una famiglia si risolvono all'interno della famiglia. Quindi credo che questa nostra uscita possa diventare una crescita per queste persone che sono abituati solo a questo giornalismo vecchio. Andiamo a vedere altri messaggi. Ecco che stanno arrivando. Condivido lo sfogo del presidente Campitelli. Finalmente il Teramo Calcio ha la società che si merita. Presidente Walter Cori, direttore generale, Gustavo Bruno, direttore sportivo, Napolitani, dirigente, i gufi che hanno collaborato a rompere il giocattolo. Finalmente siete riusciti nel vostro intento. Il prossimo anno a chi toccherà subire il vostro disfattismo? Volevo dire una cosa a Napolitani, che fino a poco tempo fa mi si abbracciava. Io non conoscevo neppure che era lui Napolitano. Poi, siccome un giorno l'ho visto in televisione, io non sapevo chi era quest'uomo che mi si abbracciava. Mi baciava, tutte queste cose. Mi diceva che bravo presidente, come me lo diceva l'anno prima l'editore di quello che stavamo parlando, perché pagavo. In 3 anni ho pagato 407.000 euro a Teleponte, e quindi dal momento che non si pagava più perché avevamo la nostra televisione sono arrabbiato. Quindi questo lo sto dicendo per chi verrà dopo, non per me, perché ho già dato tanto a questa città e ho ricevuto tanto da questa città, perché questa città a noi ci ha dato tanto e noi ne siamo felici. Quindi per i pochi noi non possiamo disfare di tutto quello che la città oggi ci ha dato, ci vuole bene, ci sta vicino e soffrono con me questo momento particolare, perché si ricorderanno che dirigenti come noi forse a Teramo ne sono passati veramente poche e che si possono contare con le dita veramente di una mano. Quindi okay, no, volevo dire di Napolitani. Dopodiché scusa Ugia, secondo me già ne hai parlato troppo, perché non va neanche parlato nelle menti del genere. Fino a 2-6 domeniche fa ti baciava la fronte, quindi lascia. Okay.
Vediamo i messaggi. Continuiamo a vedere i messaggi. Con l'aiuto sempre di Gilberto Marinozzi. Grazie Presidente, questa città non ti merita. Ancora. Presidente, per piacere non ci lasciare, senza di te il calcio a Teramo finisce, la prego rimanga, scrive questo tifoso. Vediamone altri, Presidente, poi dopo ci torniamo, che sono talmente tanti che li bruciamo. Presidente, ripensaci, per due imbecilli di giornalisti i veri tifosi ti amano e lo sai, Peter Pan. Io amo voi, quindi lo sapete lo stesso. E adesso di questa emittente cosa ne sarà? Non è questo l'argomento della trasmissione, non so se il Presidente vorrà intervenire, ma insomma, prossimo messaggio. Ancora, okay. Beh, l'abbiamo visto, andiamo avanti. Grazie di tutto, a certa gente dico vergogna. Prossimo messaggio. Presidente, non mollare, non ci fanno paura, forza Teramo, ti vogliamo bene Gabriele. Si possono esprimere anche pareri, però insomma, almeno nei termini cerchiamo di moderarli. Ma lei lascerebbe la sua azienda solo perché qualcuno ne parla male? No, l'azienda è un'altra cosa. Allora, nell'azienda le cose rimangono all'interno dell'azienda. Nel calcio, purtroppo, mediaticamente, quando si parla in un emittente, oggi noi qui stiamo parlando e noi ci vediamo in tutta l'Abruzzo. Io devo anche salvaguardare la mia immagine come papà, come uomo e come imprenditore, perché io ho clienti in tutta Italia e tanti anche in tutta l'Abruzzo. Quindi cosa si può pensare di una persona che viene attaccato a quei livelli? Quindi io devo tutelare, tutelando la mia immagine, tutelare anche la mia azienda e così anche i miei dipendenti, quindi è questo il problema, che non ci si rende conto dei danni che si fanno così parlando come qua, cioè qui bisogna anche tutelare le persone da questo lato. E la dignità imprenditoriale. Fabio Mignini, insomma, parere un po' a caldo, no? Ma io oggi è una giornata triste, inutile, Presidente, già ce l'ha fatto capire in tante maniere. Io volevo cogliere questa occasione soprattutto per ringraziarlo il Presidente, perché che è una persona straordinaria è una cosa già molto nota a tanti, però anche lui ha dato la possibilità a gente comune come me di affrontare un'avventura bellissima, qualcosa che mi rimarrà sempre dentro il mio cuore, scusate l'emozione. E quindi Presidente, grazie. Ti capiamo. Fabio, Massimo. No, è una situazione brutta, perché è inutile a dire. Questo è un progetto partito 5 anni fa, io ho avuto il piacere di far parte di questo progetto da subito, conoscendo il Presidente. Io ero abituato a un calcio diverso, perché girando per l'Italia si prendono tante volte anche delle grandi fregature, e quando feci il primo incontro con il Presidente gli chiesi delle garanzie da un punto di vista economico, lui mi disse che mi diede la mano, mi disse: io mi chiamo Luciano Campitelli, sono a Fontanelle di Atri, ho l'azienda, qualsiasi problema vieni lì. Ci sono stati gli anni da giocatore belli, perché in ogni caso, per quanto mi riguarda, non era più calcio ma era semplicemente un grosso affetto verso una città, verso una piazza. Nel tempo ho imparato ad apprezzare molto la persona Campitelli, così come la persona Ercole Cimini e le persone che lo circondavano, anche nei momenti in cui le cose calcisticamente hanno preso una determinata piega. Poi sono entrato come dirigente e con grande orgoglio ho ricoperto questo ruolo che mi è stato dato dal primo momento da una persona che ha immediatamente creduto in me. Lui ha fatto sicuramente una scommessa, perché in ogni caso affidare una società a un ragazzo che all'epoca aveva 34 anni non era una cosa semplice. Penso di averlo ripagato sempre rispettando prima di tutto la maglia, che è una cosa fondamentale, rispettando i colori di questa città e rispettando le persone che rappresentavano questa società in questo momento. Quindi sono stati gli anni in cui ci sono state delle grandi discussioni, dei grossi conflitti, delle grosse litigate, finite sempre con delle grandi pizze e dei grandi abbracci. In questi giorni le cose si sono evolute sicuramente, perché fino a domenica, in ogni caso, io ho sempre cercato di fare gli interessi del Teramo, perché pensavo che facendo solo gli interessi del Teramo potevo fare anche gli interessi quelli della famiglia Campitelli e Cimini. C'è stato un incontro, penso, lo reputo importante e bello allo stadio, dove abbiamo avuto un incontro con dei tifosi che hanno dimostrato
veramente un amore immenso verso questa, questa dirigenza. C'è stato un colloquio bellissimo dove ci tengo a ribadire, perché in ogni caso la mia faccia vale forse più di ogni altra cosa e chi mi conosce lo sa benissimo, dove sono state dette solo verità a quelle persone da parte del sottoscritto, perché quando il sottoscritto parla o parla per dire la verità oppure si defila e non parla. Siccome non amo defilarmi dalle questioni, preferisco sempre affrontare personalmente dicendo la verità. E quindi noi siamo usciti dallo stadio domenica insieme al presidente con molta serenità, contenti di quello che era avvenuto e contenti di quello che era stato detto. Ieri ci siamo sentiti numerose volte al telefono, ci siamo sentiti fino alle 9:15, in ogni caso avevamo in programma questo incontro di questa mattina per poter stabilire in ogni caso le linee di questa conferenza stampa, dove doveva essere una conferenza stampa molto distensiva. È stata fatta di venerdì per un semplice motivo, perché aspettare gli eventi domenica voleva dire, se le cose andavano bene bisognava tacere, se le cose andavano male facevamo una conferenza stampa, quindi avrebbe avuto un senso diverso. Invece, siccome ci reputiamo delle persone che non hanno nulla da nascondere e che non fanno nulla per il male del Teramo, anche diramando un comunicato di venerdì per fare chiarezza su determinate situazioni, ma per il bene di questa città, di questa società e dei tifosi, non ci fosse nulla di strano. E era una conferenza in cui doveva essere annunciata la presenza del direttore sportivo Enzo Lucifora per la prossima stagione, che fino a fine anno le cose sarebbero andate regolarmente con la massima tranquillità avanti, ognuno sarebbe rimasto al proprio posto, rinnovando la fiducia alle persone che stavano lavorando, che avevano fatto un grandissimo lavoro. Stamattina ho ricevuto una chiamata da parte del presidente alle 9:15 e sinceramente, siccome io penso che nel calcio il calcio è importante, per me oggi è un lavoro, mi auguro che lo sia in futuro, perché penso che di avere delle qualità che possono emergere in questo settore, però non sono mai stato abituato, perché questo me l'ha insegnato la mia famiglia, a passare per quanto riguarda i diritti sopra la dignità delle persone. Nel momento in cui ho parlato con il presidente mi ha fatto capire che in ogni caso era una situazione familiare che pesava, sia per quanto riguarda la famiglia Cimini che per quanto riguarda la famiglia Campitelli. Siccome in questo lavoro non c'è solo il lavoro, ma ci sono i rapporti tra le famiglie, la mia famiglia conosce benissimo quella di Ercole, del presidente, e c'è enorme rispetto, io, anche sapendo in questa situazione di non fare forse il bene della Teramo Calcio, ho messo da parte quello che poteva essere un mio interesse, tra virgolette, perché in ogni caso il calcio esiste da anni, esisterà in futuro sicuramente, per mettermi davanti a delle questioni che sono troppo importanti rispetto a quello che in ogni caso ha la dimensione del calcio in questo momento. Quindi quello che io ho detto semplicemente al presidente era cosa che non ne aveva bisogno, perché in ogni caso sa benissimo quello che deve fare, non ha bisogno che sente dire sottoscritto le cose che deve fare, quello di fare tutto con la massima serenità, perché conosco la persona e so che è una persona che riesce a rendere soltanto se ha la serenità. Se non ha questa serenità è inutile continuare, anche perché avremmo lavorato tutti male e di questo non avrebbe sicuramente pagato le conseguenze la Teramo Calcio. Quindi in questo momento è stato un modo sicuramente per andare a salvaguardare la Teramo Calcio come società, cercando di far stare il presidente il più tranquillo possibile, e logicamente in futuro il lavoro da parte del sottoscritto e da parte della società dovrà essere soltanto rivolto a far sì, cercando in ogni modo, che in questa piazza continui il calcio in un modo dignitoso, perché poi subentrano delle situazioni diverse e noi non vogliamo assolutamente che si vadano a creare dei problemi diversi. Ok, bene, diamo una linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Allora, eccoci qua, eccoci rientrati, dovevamo ascoltare anche Alessio Peroni. Intanto vi diciamo che abbiamo tolto il numero perché siamo inondati di messaggi, non ne abbiamo tolto nessuno, sono tutti messaggi, quindi ci fa piacere che siano messaggi quindi scritti con la voglia di esprimere il proprio parere, però rispettando determinati canoni, perché altrimenti avremmo dovuto toglierli. Quindi li abbiamo tutti, li vedremo, però ci dobbiamo fermare perché altrimenti andiamo troppo oltre. Alessio. Chiaramente mi associo a questo momento triste per me, come triste magari anche dei miei colleghi, perché io sin da quando sono arrivato a Teramo il primo giorno, dopo l'esperienza che avevo avuto, della breve esperienza che avevo avuto in altre piazze, avevo detto sin da subito che era una società veramente strutturata per un'altra categoria, lo ribadisco oggi. Sono molto felice di aver fatto questa esperienza a Teramo, perché ho trovato, oltre a dei professionisti, dico veramente delle persone, degli affetti, quindi sono molto più, oggi questa cosa insomma
mi ha un po' destabilizzato anche personalmente, perché poi sono una persona che comunque magari viene fuori da fuori termo, quindi magari a casa lascio anche una famiglia, spesso quindi ho trovato magari in questa società un po' una seconda famiglia, quindi persone che mi hanno accolto veramente in maniera eccellente, e chiaramente sono l'ultimo arrivato, mi sembrava giusto stasera magari anche cedere il mio posto a persone che stanno molto più tempo di me in questa società, che hanno svolto secondo me egregiamente il proprio mestiere, ma dico queste parole dico per quella breve esperienza che ho fatto insomma ad Ascoli, uno scorcio a Pescara negli anni passati, e ringrazio il presidente, quello che ho da dire al presidente, io gliel'ho detto al telefono dopo la conferenza stampa di oggi, mi sono sentito un attimino con lui, una chiamata di 2 minuti, personalmente insomma tutte le persone, i miei colleghi sanno a quanto per me sono importanti i rapporti, spero di aver dato come dirigente io di aver il 30 giugno di lasciare un segno positivo per quello che compete il mio lavoro. Sicuramente posso dire che per quanto concerne la mia area, ripeto, oltre me ci sono tante persone anche dietro, che è giusto che la parola va anche a loro, ho sempre cercato di fare il massimo per quelle che erano le mie possibilità personali, credo che a volte magari sono riuscito, a volte no, ma fondamentalmente ringrazio questa proprietà per avermi dato comunque un'opportunità importante. Grazie Alessio, torniamo a vedere i messaggi, perché come detto ne sono tantissimi. Al presidente, campione di Fair Play, la nostra solidarietà e amicizia. Luca Bergamotto, CDA L'Aquila Calcio. Luca Bergamotto, che tanto è editore di L'AQTV e appunto componente del consiglio di amministrazione dell'Aquila Calcio. Presidente. Lo ringrazio, grazie di cuore. Speriamo di, quando ci incontriamo, presto. Facciamo una bella chiacchierata. Dai. Tra pochissimo, sì, alla prossima in casa ci sarà il derby con l'Aquila. Prossimo messaggio. Caro Presidente, purtroppo nel calcio c'è tanta ingratitudine e riconoscenza, e parla sempre chi non deve parlare. Mirko da Pescara. Grazie a Mirko. Prossimo messaggio. Presidente, hai fatto bene, Teramo non ti merita, ripensaci. Fatto bene o ripensaci? Esatto. Quello è il dubbio amletico. Prossimo messaggio. Presidente, questa sera non mi hai fatto cenare, visto il mio peso, non mi hai fatto male. Comunque, io ho fede biancorossa e sono sicuro che tornerà sui suoi Sui tuoi passi. Dice il nostro amico telespettatore, poi glielo chiederemo al presidente. Presidente, per colpa di un non puoi lasciare Teramo, ti vuole bene, cioè non puoi lasciare Teramo, ti vuole bene, scrive questo amico da casa. Presidente, una curiosità, ma quei giornalisti di quella televisione che titolo di studio hanno? Beh, no, vabbè, no, sono qualificati, ci mancherebbe, esatto. Ci mancherebbe. Per chi non lo sapesse, che hanno detto a Teleponte, che è successo? Beh, abbiamo diffusamente parlato nella prima parte della trasmissione. Prossimo messaggio. Presidente, non mollare, non dargli la vinta, perché noi tifosi ti amiamo e siamo orgogliosi di te, Irma e il suo gruppo. Grazie Irma. Prossimo messaggio. Auguri di buon compleanno, Presidente. Ti voglio bene, Maria Rita, PS, se puoi non mollare. Prossimo messaggio. Presidente, ma che ti importa di sti, vabbè, lasciali perdere. Cori è un poveretto che sbavava malavolta, dopo gli parlava male, idem Gustavo Bruno, quindi città sanno tutti che mezzi uomini sono, però tu non lasciarci per questo. Prossimo. Hai mille ragioni, però non può essere una giustificazione per lasciare il Teramo. Loro sono solo la minoranza che fanno pena. Presidente, c'è il centenario, non farci tornare a giocare con il Ponte Romano, ripensaci. Fermiamoci, perché comunque, fermiamoci un attimo, perché insomma già diversi dicono di ripensarci. Non è possibile che per colpa di pochi, pochissimi, si possa arrivare a questa decisione, perché in effetti poi così è, rischia poi di passare questo messaggio. Cosa vuole rispondere il Presidente a questi messaggi, questi sms? Io, quando loro dicono così, il mio cuore si spezza, è normale, perché io sono uno di loro, uno che
ama il calcio, ama il Teramo, però purtroppo questa decisione è stata presa con grande sofferenza. I valori sono altri e la correttezza nella vita è una cosa troppo importante, quindi penso che queste persone, questa deve essere una lezione per tutte quelle persone che in futuro faranno la stessa cosa. Però qualcuno, io sono convinto, che da casa stia pensando: questa è una mossa, no, perché poi in qualche modo il presidente vuole spuntare qualcosa e quando la otterrà magari farà dietro fronte. Spuntare cosa? So, qualcosa, non so, qualche beneficio per il futuro, qualche sostegno, qualche aiuto diretto o indiretto. Beh, io credo che se bisogna fare questo per ottenere qualcosa è la fine. Io penso che nella vita le cose devono essere fatte perché vanno fatte. Se poi bisogna arrivare a questi livelli, penso che ancora di più lascerei. Forse non mi conoscono. Ha ricevuto qualche chiamata questo pomeriggio dopo la conferenza stampa che l'ha particolarmente commossa o toccata? Questo qualche amico, dirigente, istituzioni, tante chiamate, il sindaco, che ne so. No, il sindaco non l'ho sentito, tante telefonate di amici, di giornalisti, di persone che ci stimano, quindi questo mi ha fatto immensamente piacere. Anche di emittenti concorrenti? Tante, sì. Continuiamo a vedere i messaggi, torniamo a leggere cosa ci hanno scritto da casa. Io ho tolto le frequenze di tale TV, ok, ci dice questo amico da casa. Caro Presidente, per quale motivo tutto questo? Ma non riesco a capire, si riferisce per caso agli sfigati, vabbè, Cori e Gustavo Bruno, ma lei lascia il Teramo per una nullità come Walter Cori, meglio conosciuto, vabbè. Un altro grande sfigato come Gustavo Bruno? No, Presidente, no, non è possibile. Spero con tutto il cuore che lei possa tornare sui suoi passi. È il nostro orgoglio, non ci lasci e non la dia vinta ad un, vabbè, come sappiamo già, Walter Cori. Grazie, Presidente. Prossimo. Non si può buttare tutto ciò che hai creato. Rifletta, dice questo altro tifoso da casa. Prossimo messaggio, poi insomma abbiamo appena chiesto, le dimissioni sono irrevocabili. Presidente, la dai vinta a due, un sinonimo di chiappa. Non ci posso credere. Non ci posso credere che un guerriero come te lasci per due da strapazzo, insomma. Prossimo messaggio. Presidente, non mollare, la gente che ti offende in altre TV non serve a niente, non hai pagato il biglietto e vuole solo il male. Il tuo è della Teramo Calcio, gli ultra veri sono con te e la tua famiglia e lo sai, dice questo amico da casa. Presidente, lei ci mancherà. Ancora? Presidente, sei un grande per questi 5 anni bellissimi, non ci lasciare, per piacere, la prego. Prossimo messaggio. Presidente, i veri teramani, i veri tifosi sono tutti con te, non mollare, rimani. Prossimo. Mazza. Caro Presidente, qualunque cosa tu faccia, ci sarà sempre chi avrà qualcosa da ridire, chi penserà male di te. Le critiche possono essere a volte anche costruttive, ma non lasciare che ti frenino. I veri uomini vincenti si vedono nei momenti di difficoltà e di delusioni. Il segreto per andare avanti è iniziare senza scoraggiarsi. I risultati sono dalla tua parte. Il Teramo Calcio non può fallire di nuovo, specie dopo una rinascita vincente. Fai un passo indietro per andare più lontano. I tifosi non lo meritano, la storia centenaria del calcio teramano non lo merita. Grazie per avermi dato la possibilità di vincere nella mia città, scrive V.A. Presidente, portaci in Serie B, non ci abbandonare. Beh, il messaggio precedente mi piace per la compostezza, sì, per la serenità, ed è un po' l'espressione, la fotografia del malumore, perché poi certo c'è grande sofferenza nel presidente per questa decisione, così come per tutto lo staff, ma poi i tifosi poi soffrono, perché loro stanno rivivendo con modalità molto diverse, ma stanno rivivendo un incubo già vissuto 5 anni fa. Sì, però io credo
che se delle persone si sono esposte a questi livelli, sicuramente dietro ci sarà qualcuno che ci saranno delle persone che hanno tirato la fune per poter... C'è qualcuno pronto a rilevare la Teramo Calcio? Cioè, l'altra volta la società non è stata presa proprio perché c'erano delle pendenze molto gravi. Questa è una società che non ha debiti, quindi chiunque può venire qui e ci sediamo in un tavolo per il bene della Teramo Calcio. E infatti modalità molto diverse, quindi stava finendo. Io penso che se loro hanno tirato la corda a questo livello vuol dire che dietro sicuramente c'è qualche imprenditore che se no mi sembra un'assurdità che si creava un polverone di questo livello già da qualche mese, dall'inizio della stagione, diciamo. Però ultimamente con l'avvento di un'altra trasmissione ancora di più si è calcato sull'acceleratore, quindi io credo proprio che qualcuno uscirà fuori da questa situazione. Quindi la Teramo Calcio è in vendita, sì, quindi sì. Chi è interessato può contattarla? Presidente, no, contatta i nostri direttore generale, commercialisti, che troveranno una soluzione la più ottimale, perché noi lasciamo la società senza un debito di nessun genere. Quindi io credo, lo sai perché mi dispiace? Perché penso che noi dopo la Salernitana siamo una di quelle squadre più a posto del campionato di seconda categoria, quindi è veramente un grosso peccato che di tutto questo bello che si è fatto, che si è costruito, si possa, cioè molte volte si possa distruggere, però molte volte vedi una società, un presidente vuole anche sentire una parola di, ma anche dal giornalista stesso, di congratulazioni, un bravo, una pacca sulla spalla, perché veramente fa tanti di quei sacrifici che sono impagabili. Se addirittura poi si mette a dire tutto il contrario di tutto, cioè ragazzi, qui non è che sono sacrifici normali, forse non ci si rende conto, noi a Teramo siamo soli, se noi guardiamo il Pescara sono 7-8 soci, l'Aquila sono 7-8 soci, noi siamo soli. E quindi, essendo soli, facciamo tutti questi sacrifici, almeno non si vuol parlare bene, ma non parliamo neppure male. A quel punto anche l'imprenditore stesso, nella voglia di fare, appassionato, pazzo, perché chi fa calcio è pazzo, non è una persona normale, c'è anche una volontà interiore che ti spinge a fare sempre di più, altrimenti... Si aspettava però la chiamata del sindaco? Sì. E non è arrivata? No. Però l'aspetta ancora? Ma altrimenti io penso, le chiavi, io penso, andrà Campitelli a riconsegnare le chiavi? Io penso che se lui, forse Teramo manca un po' di voglia, un po' di entusiasmo, e il sindaco penso che o stia a lavorare oppure stia a fare altro, quindi sicuramente nella giornata di domani la telefonata arriverà, quindi non è che non mi abbia chiamato perché non mi volesse chiamare. Poi il caso di sbollire, forse poi si farà sentire, chissà. Continuiamo a vedere i messaggi, riprendiamo sempre grazie a Gilberto Marinozzi che sta coordinando la regia. Mormora la gente, mormora, falla tacere, praticando l'allegria. Buon compleanno papà, tutto il resto è noia. La nostra famiglia lo sa bene, con te sempre e comunque, finalmente starai più tempo con noi. Francesca e Benedetta Campitelli, a tutti i filosofi le cose importanti nella vita sono, fatemi finire di vedere per piacere, le cose sono altre. Giusto, Benedetta e Francesca. Che devo dire, sono il mio amore, quindi va bene così. Quanto hanno inciso, ma era anche le loro parole, Presidente? Diciamo che loro sono tutti e tre tifosi, oramai c'ho tre donne, mia moglie e due figlie con i rispettivi compagni, però le mie donne sono tutte tifose.
ultimamente, però sono tifose pulite, sono tifose che non, noi non siamo abituati né a dire né a farci dire. Siamo una famiglia un po' fatta così, forse non giusta per essere mediaticamente alla portata di questo volano che è il calcio. E quindi loro, quando qualcuno dice in televisione, girano canale, perché gli dispiace, perché sanno quello che ci metto io, sanno quante serate sto fuori, sanno che tutte le domeniche quanto stress non mangio a casa, sanno che c'era la firma della moglie perché che, preoccupata che la domenica lo vedo a casa, che quando perdono quando si perde io torno a casa e sono intrattabile, quindi rabbuiato, è così. Va bene, salutiamo Benedetta e Francesca, vediamo gli altri messaggi. Prego Gilberto, chiaramente avrà molto da fare perché ne sono davvero tantissimi. Presidente, è facile accettare solo i complimenti. Ti era tirato l'orecchio da parte di questo... No, ma io non è che sto accettando i complimenti, io assolutamente, io... a me non mi dovrà mai ringraziare nessuno perché molte volte ho sentito anche, io non dovrò ringraziare nessuno, Campitelli. Io quello che ho fatto fino adesso l'ho fatto perché è stata una mia grossa volontà farlo e l'ho fatto con tutto me stesso, quindi nessuno mi dovrà mai ringraziare perché io facendo quello mi sono divertito tanto a livello personale, quindi no, assolutamente non mi dovrà ringraziare nessuno da questo lato qui, possiamo andare avanti. Messaggi, vediamoli. Ti aspettiamo a Giulianova a braccia aperte, andremo in B insieme. si propongono giustamente, no? Se ne proporranno tanti. Si parla di Pescara, però... Giulianova. Sì, abbiamo sentito anche San Benedetto del Tronto, Presidente. Io... Una bella curva da 5.000 tifosi. Sto bene in questo momento fuori dal calcio. Prossimo messaggio. Presidente, tanti auguri ad ogni modo, comunque avrai sempre la mia stima. Mariano. Grazie Mariano. Prossimo messaggio. Sì, arriva, comprendiamo, ripeto. Presidente, non molli per quattro qua capaci solo di criticare il Teramo, solo per motivi professionali, personali, usando il Teramo Calcio come capo espiatorio. Espiatorio. Dopo averci preso in giro con cordate romane, re, egiziani, ora forse stanno pensando di sicuro a qualche magnate russo. Presidente, non molli, forza Campitelli, forza Teramo. Ah, il nostro amico Javier, grazie. Che salutiamo perché insomma è un nostro appassionato, non è uno che cambia bandiera, peraltro segue sempre e tifa Teramo in maniera stabile, diciamo così. Ok signori nominati, ma l'editore di Teleponte, Aldo Di Francesco, c'entra qualcosa in questa manovra? Beh, io non lo so, però qui io faccio l'editore in questa televisione, se qui vicino il dottor Costantini si permette di offendere delle persone, sicuramente io intervengo. Poi qui succede così, in altri posti non lo so. Prossimo messaggio. Un saluto al grande tifoso teramano Peppino, tanto paga Ippolito. Non so, qualcuno decripta? No. Salutiamoli lo stesso. Purtroppo lo sport preferito a Teramo è la critica gratuita verso tutti e tutti. Rispetto la sua scelta e la ringrazio per i bei momenti che ci ha fatto vivere. Un peccato finirla così perché sono convinto che con lei potevamo andare lontano. Io aggiungo, è un peccato perché ne come sono, detto ne si sono stava convinto lavorando anch'io. Per il futuro immediato, sì. Si stava lavorando per il futuro immediato, cioè qui viene reciso un cordone di una progettualità che sì. Comunque era in corso fino a ieri, fino a questa mattina era in corso. Ma secondo, cioè era in corso, era stato fatto tutto, io domattina mi dovevo incontrare di nuovo a Pescara con Sebastiani per andare a valutare i giovani migliori che loro hanno nel loro vivaio per poter poi portarli a Teramo. E quindi a livello di bilanci con Massimo D'Aprile avevamo già programmato il bilancio del prossimo anno e lo avevamo già chiuso, e lui può dire se dico le verità o se dico le bugie,
Quindi lungi da me. Quello che la fine che ha fatto perdere, proprio cadere il bicchiere nel vaso, è stato l'ultimo colpo che ci hanno dato lunedì a sera, perché io non pensavo che si potesse arrivare a tanto, ma proprio con quella cattiveria e quella cosa che mi ha fatto male, quella cattiveria con cui si dicevano le cose. E addirittura l'ultima cattiveria, con me ci ha lavorato il signor D'Orazio per un anno. Durante questo anno abbiamo avuto, diciamo, dei modi di pensare diversi, che ognuno di noi ha una sua, un suo modo di pensare, di ragionare, e quindi, ma se oggi si discute nel calcio, fuori dal calcio, noi siamo amici, normale, cioè tutto quello che succede dopo, ma assolutamente non può essere che se nel lavoro uno ha una discussione, fuori dal lavoro non ci si parla. Quindi a questo poveretto, che io lo ringrazio anche qui pubblicamente perché è stato un grande, gli si dice ma lei tornerebbe a lavorare nel Teramo? Lui, prima che risponda, con Luciano Campitelli, oh, ma Luciano Campitelli, chapeau. Allora, quando ho capito che c'era questo, cioè le persone dall'esterno che ci guardano su Pescara, sull'Aquila, su Basto, in tutta l'Abruzzo, cosa pensano di noi, di me? Io ho un'attività ed è solo l'inizio, ancora non cominciamo la nuova stagione. Se la nuova stagione metti, fai 4-5 risultati negativi, cosa devo fare io? Cioè, ragazzi, questo abbiamo. Cioè, questo, io penso che questo mio passo possa essere utile in futuro per la Teramo Calcio, che sarà nuova. Ma se oggi io non davo questo segnale così forte per mettere delle regole per il futuro, cioè io mi voglio sacrificare io, togliendomi a me una cosa per me più bella del mondo. Questo è un sacrificio che nessuno sa quando mi costerà questo sacrificio a me a livello personale. Quindi se io oggi dico questo, lo dico per il futuro del Teramo, per il futuro del Teramo. Affinché magari altre persone non incontrino gli stessi ostacoli che magari sicuramente, sono stati incontrati da questa comunità. Diciamo che ho resistito. Qui facevamo Teramo Channel, ma se noi dovevamo stare lì, fissi, ci massacravano. Massimo. Perdoni, Presidente, non è che le voglio togliere il suo spazio perché stasera è la sua serata, però per ricollegarmi al discorso che sta facendo il Presidente, noi quest'anno a livello di bilancio, il Presidente Campitelli, il Vicepresidente Cimini, abbiamo pulito tutto ciò che c'era da pulire degli anni passati. Nel senso che se non c'era questo interesse quest'anno a ripartire al prossimo anno con i conti a zero, vuol dire che in ogni caso c'era della premeditazione in questa scelta. Noi quest'anno abbiamo pulito veramente tutto, il prossimo anno la Teramo Calcio veramente è una società che sarebbe ripartita da zero, con un programma di lavoro, dei progetti già iniziati a gennaio, portati avanti sia da me che da Alessio Peroni. E quindi quello che in ogni caso voglio dire è che magari si possono oggi ipotizzare tante cose, nel senso che è stata una scelta premeditata, è stata una scelta già studiata. Se c'era l'interesse a fare questo, non c'era neanche interesse a pulire totalmente quello che era in ogni caso la nostra società quest'anno. È stato fatto proprio per ripartire un anno importante come quello l'anno prossimo, dove c'erano nuove retrocessioni, per avere qualcosina più da investire sulla squadra, e quindi in ogni caso c'era un progetto economico importante. Questo dimostra anche la pulizia da parte della proprietà, da parte del vicepresidente Cimini, perché in ogni caso, voglio dire, una società che non ha interesse di pulire vuol dire che non ha interesse neanche a continuare. Questa è una società che fino a questa mattina in ogni caso stava pensando a quello che doveva fare il prossimo anno, c'erano già le idee chiare su tutto da un punto di vista economico, perché oggi nelle società prima si deve parlare di discorsi economici e poi tutto il resto. La scelta del direttore sportivo Enzo Lucifora è stata una scelta successiva a quelle che sono state delle operazioni precedenti svolte dal sottoscritto insieme al Presidente, insieme al Vicepresidente, insieme a Alessio Peroni. Quindi in ogni caso questo sta a testimoniare in ogni caso la grossa pulizia, secondo me, da parte di questa società. Va bene, vediamo. No, volevo rispondere a un'altra persona qui che sono delle cose assurde, e dice: ma perché non dite la verità?
è solo una mossa per liberarsi dell'ennesima azienda che ha fatto fallire. Io dico a questo signore, e mi tocco anche delle cose, che qualsiasi cosa tocchiamo noi, purtroppo, non falliamo. Qualsiasi cosa noi tocchiamo da utili, qualsiasi. TV, perché qui dice come ha fatto fallire TV6. TV6 oggi funziona, a tutte persone assunte, non è mai fallita. Per un mese circa ha messo delle persone in cassa integrazione perché veniva da una situazione, e non è perché ce l'ha messa per delle motivazioni, ma perché si doveva riorganizzare, perché avevamo preso un'attività in un certo modo. E quindi io l'ho sanata, oggi TV6 è sana, è autonoma, da noi non avanza niente, nessuno, paghiamo regolarmente tutti i dipendenti e sono tutti regolarmente assunti. Scommetto, non so se tante altre televisioni hanno assunto regolarmente tutti i dipendenti che abbiamo noi. Quindi mi dispiace dire questo a questo signore, perché siccome c'è il numero di telefono, che sicuramente è finita la trasmissione, lo chiamerò, ma qualsiasi cosa tocca Campitelli e Cimini, perché sono due grandi lavoratori, si tramuta tutto in oro, non in miseria, come ha scritto questo qua. Vabbè, quindi rimandiamo al mittente quel messaggio che è arrivato poco fa, che abbiamo anche proposto. Continuiamo a vederne di altri. Ah, carissimo Presidente Luciano, ci siamo incontrati intorno alle 17.45 innanzi agli uffici finanziari. Avevamo appuntamento ieri mattina alle 9 alla sede e mi ha chiesto il motivo della mia assenza. Sapevo della conferenza stampa di stasera. Una volta iniziata la trasmissione, aver ascoltato quello che hai detto, posso dirti che Teramo Calcistica non ti merita. Sai che ti conosco da quando eri rappresentante e so la persona che sei. Già una volta ho contestato contro quelli che a Teramo hanno contestato Manari. Adesso sarei anche disposto a contestare quello che sta accadendo al Teramo, al Teramo Calcio, per coloro che parlano anziché fare i fatti. Prosegue, perché no, penso che sia finito, insomma, un messaggio molto lungo. Non si firma, però insomma, ringraziamo questo telespettatore per il messaggio. Buonasera, innanzitutto vorrei dare gli auguri a Campitelli e vorrei dire che ha fatto bene a mollare, perché i giornalisti sanno solo criticare. Dice questo amico. Andiamo avanti. Io non so quanti ne sono ancora rimasti, però mi dicono ancora tantissimi. Caro Presidente, sei un modello da seguire, sei una persona seria che mantiene gli impegni, sei un imprenditore organizzato, sei un grande e stavi ingaggiando due super, ovvero Enzo Lucifora e Cetteo Di Mascio. Non pagare dazio ai giornalai, ribellati, dice quest'altro amico. Prossimo messaggio. Presidente, non mollare. Ancora. Una persona come te nessuno mai, grazie Campitelli. Poi ancora. Presidente, buonasera e buon compleanno. Non ci lasciare per colpa di qualcuno, non le diamo questa soddisfazione. Grazie di tutto. E poi ancora, andiamo avanti. Per favore ripensateci, quindi Presidente e tutti gli altri della società. Per colpa di due giornalai non può pagare una città intera. Non mollare, Presidente, e comunque grazie. E questo è un ritornello, no? Per pochi pagano poi i tifosi. Presidente, ma veramente è tutto vero quello che sta dicendo? Lei lascia per chi? Per Walter Cori, mi sta parlando, ma sta parlando del nulla. Per favore, Presidente, non lo faccia, lo faremo fuori noi, anzi si è già fatto fuori da solo. Prossimo messaggio. La forza del personaggio che le ha nominato è nota in città. Ha usato il microfono che editori sprovveduti gli hanno affidato per distruggere. L'ha usato a suo tempo contro il Teramo Basket, una realtà che la città di Teramo sognerà per tanto tempo e che giornalai simili non sono degni di nominare. Adesso si accanisce su di lei per motivi del tutto personali. Auguri. Prossimo messaggio. Presidente, non ci lasciare, non pensare a quello che dicono gli altri, pensa a noi tifosi, che siamo tutti con te, ci dice. Prossimo messaggio. Al Presidente Campitelli, vada avanti che noi le vogliamo bene, tifosi del Teramo. Ancora. Capitano, diglielo tu che gli ultra veri
ti vogliono, Chilo Saveri gli vogliono bene al presidente, non mollare Teramo a vita. Quindi un messaggio ad Andrea Bucchi, suppongo, che lui è il capitano. No, questo è scusami Massimo, per carità, io. Perdonami. Presidente, ancora capitano. Ok, lo dici tu Massimo? No, io gliel'ho provato a dire finché ho capito che era giusto dirgli. Il momento in cui, perché secondo me stasera sta passando forse un messaggio forse sbagliato e minimo. Il discorso del presidente iniziale secondo me ha grosso valore, ossia la valenza delle famiglie in questo discorso è forse la cosa più importante, e la serenità di una persona. Lui ha precisato all'inizio che ha una situazione familiare dovuta purtroppo a delle situazioni che sono successe particolari, e quindi penso che in ogni caso la situazione familiare in questo momento è già precaria a livello di serenità. Se ci si aggiungono delle problematiche dovute ad una cosa che dovrebbe essere uno sport che già comporta delle enormi problematiche a livello economico all'interno delle famiglie, il tutto diventa molto più pesante. Quindi penso che il discorso debba essere visto più a 360 gradi, perché altrimenti se no si cade nella banalità, e penso che il presidente non sia una persona banale. Continuiamo a vedere i messaggi. Certo, scusate, mi viene da pensare, no, a quanto abbiamo discusso in questi mesi, no? Cappellacci, Di Giuseppe, la società, i giocatori, gli obiettivi, la salvezza, i playoff, eccetera, eccetera. Poi ecco, tutto questo proprio... No, non si fallisce, no, non si fallisce. Ci chiede, ma si fallisce? No, assolutamente no. La società Teramo Calcio è in vendita, nel senso Campitelli si dimette ed è pronto a parlare con acquirenti che siano seri e siano disposti a prendere una società sana, che non lascia un euro di debito e che ha ottemperato tutte le scadenze, e quindi non avrà penalizzazioni né ora né, come potrebbe succedere, per l'anno prossimo, perché una non pagare ora magari si potrebbe ripercuotere sulla prossima stagione. Non sarà così, perché la società è sana sotto tutti i profili, quindi non si fallisce. A meno che poi non si trovino acquirenti, se il presidente, come ha detto, si dimette e non ci sono acquirenti, chiaramente poi il Teramo Calcio è destinato a ripartire dai dilettanti, da dove sia, insomma. Prossimo messaggio. Presidente, ma non posso credere che te ne vai per Walter Cori. Marcello Di Giuseppe, perché non è lì? Perché qui c'è la dirigenza, perché e c'è la società. Qui c'è la dirigenza. Marcello Di Giuseppe è lo staff tecnico, come staff Cappellacci, tecnico, come i giocatori, quindi semplicemente per quelli. Prossimo messaggio. Caro Presidente, le critiche si ingoiano sia nel bene che nel male. Questa è un'altra tiratina d'orecchio che vuole fare. Si è gonfiato parecchio. Non c'entrano più. Prossimo messaggio. Sono un tifoso dell'Aquila. Carissimo Presidente, sei una persona straordinaria. Tanti auguri di cuore per il suo futuro. Ecco, poi questo è un altro aspetto che ha voluto sottolineare il Presidente, perché poi quando si esce magari, bisogna dire che questa sera abbiamo visto come anche tra i tifosi del Teramo, anzi soprattutto tra i tifosi del Teramo, ci sia grandissimo consenso nei confronti del Presidente. Però poi Presidente, quando si esce da Teramo, comunque il Presidente gode di tanta stima e simpatia, no? Oggi sono arrivati anche, è arrivata stampa, sono arrivati anche tifosi sportivi non teramani ad assistere alla conferenza stampa e a comunque stringerle la mano, perché evidentemente poi lui, il messaggio che passa presso altre piazze, presso altri tifosi, è quello del Presidente appassionato che ci rimette i soldi pur di fare calcio nella città dove vive o comunque dove ha i suoi principali interessi. E questo penso che sia una cosa che da questo punto di vista la gratifica molto. Sono un tifoso, ecco qui, sì. Sempre proprio in tale proposito. Qui anche riceviamo messaggi da Lanciano, dall'Aquila, è capitato, da Pescara, che comunque testimoniano questo affetto nei confronti del Presidente. Prossimo messaggio, questo l'abbiamo visto. Ancora ad aprire, ora pensaci tu, Massimo, sei... Massimo, dipende da te. Docente. Lui sarebbe felice perché le poche cose che ho così me le vendo, capito? No, non sono cose di cui... Io posso sicuramente pensare insieme al Presidente a cercare di dare un futuro a questa società, è la prima cosa a cui penseremo. Ma poi purtroppo non posso pensare altre cose perché non ne ho la possibilità. Ok, continuiamo a vedere i messaggi.
Campitelli viene a darci una mano sul Mona, anche perché sappiamo quanto sei serio. Sì, perché abbiamo visto il presidente Scelli uscire subito allo scoperto, a retrocessione, a promozione avvenuta. Ora sul Mona ci deve aiutare, quindi si chiede aiuto anche fuori sul Mona. Vieni a Giulianova, vieni a Giulianova. Ci scrivono appunto da Giulianova. Presidente, tu sei un grande e soprattutto un vincente. Poche sono le persone come te. Vai avanti per come pensi. Sei una persona magnifica. E poi ancora. Vediamo messaggi successivi. Auguri di cuore, presidente. Teramo Sportiva ti vuole bene. Vai avanti, dicono. Prossimo messaggio. Presidente, pensi ai suoi tifosi. Non si meritano questo. Lei ha dato tanto e può dare ancora molto. Non mandi tutto all'aria. Forza Teramo. Prossimo messaggio. Condivido in pieno il suo sfogo, ma non capisco perché il comportamento di un singolo debba condizionare le sorti di una società e di una tifoseria. Comunque, grazie di tutto per quello che ha fatto. Saluti da Roberto Stefanelli, che saluto a mia volta. Anch'io, caro Roberto. Compagno di tante domeniche allo stadio con la sua formazione che ci stende sempre, poi ci cura la sala stampa ovviamente con Umberto. Presidente, senza te non siamo nessuno, rimanga con noi, lei è il migliore, le vogliamo bene. Avanti. Presidente, hai fatto la scelta giusta, sei una grande persona. Poi ancora. Adesso che il presidente Campitelli lascia la Teramo Calcio, finisce di nuovo il sogno della Teramo calcistica. È proprio vero che in questa città non si riesce a pensare in grande o forse si sparla troppo. Qui non si fa altro che criticare, poi quando non si avrà più la squadra ci lamentiamo. Vergognatevi giornalisti, anzi giornalai. Avanti. Presidente, ti sei tolto un peso che con gente priva di intelligenza poteva essere solo una zavorra destinata ad andare a fondo. Avanti. Andiamo, come avete capito, andiamo oltre la solita durata della trasmissione. Presidente Campitelli, pensa quante volte Malavolta ha preso le critiche dai tifosi e dai stessi giornalisti che ti contestano. Ma lui ha ingoiato tutto, è andato sempre avanti fino alla fine del suo ciclo del Teramo Calcio. Ripensaci, presidente Campitelli. Presidente, io molte volte ho pensato a Malavolta questi giorni e devo dire che alla fine su molte cose aveva le sue ragioni, perché la critica è bella quando è costruttiva e che una volta detto deve poi passare del tempo per capire e vedere se la società, di quello che ha capito che ha sbagliato, mette in atto tutte le strategie per poter far sì che le cose si potessero aggiustare. Invece quando la critica è sempre uguale non va bene. Andiamo avanti, io non so quanti ne sono rimasti, chiedo. Una marea, mi dicono. Chiuderemo a mezzanotte, presidente. Non so se può andare bene col nostro palinsesto, però. Caro presidente, la vostra commozione è la testimonianza più bella che dimostra che le persone genuine e sensibili come voi sono collocate nelle alte vette dell'onestà. Non diamo la vinta ai giornalai. Speriamo in un vostro ripensamento. Sandro e Luisa si firmano. Grazie. Avanti. Caterina almeno. No, non ci abbandoni. Da stasera è impegnata. No, non facciamo più calcio e quindi Caterina è impegnata. Non vi abbandono. Non vi preoccupate. No, assolutamente. Presto, le vogliamo bene, ci ripensi che possiamo per combattere una mamma dei tuoi giovani. Una mamma dei tuoi giovani si firma. Grazie, quindi una mamma dei tantissimi che fanno scuola calcio o sono nelle giovanili della Teramo Calcio. Questa è la cosa più terribile che ci può essere. Siccome so che ci tieni, ora ecco, ne parliamo un attimo. Buon compleanno, presidente, non mollare piatto. Piatto la po', domani parliamo. Piatto la po', domani parliamo. Presidente, io non vengo allo stadio, ma ho il Teramo nel sangue, ho il bimbo alle giovanili e so quanto ci tieni, non mollarli. Ci hai ridato dignità, non permettere a idioti qualunque di rovinare una storia. Conto sull'intelligenza che a qualcuno appartiene e che ad altri è lontana.
anni luce. Noi Teramani contiamo su di te, comunque vada, grazie. Io mi fermo perché Ercole, tu... No, andiamo, siete due persone fantastiche che ci hanno cresciuto con dei valori importanti, con l'umiltà, con ciò a testa alta sempre, perché noi, il vostro passato, presente e futuro, sappiamo chi siete, vi vogliamo bene e a... E penso che... quindi, Ercole, non ti commuoverai anche tu ora? Va bene. Andiamo avanti, prossimo messaggio, poi lo ascoltiamo, Ercole. Sì, mi chiedono un attimo dalla regia, stanno caricando i tantissimi messaggi che ci sono arrivati. Chissà che dopo tutta questa testimonianza d'affetto, Presidente, insomma, non si possa ripensare a questa decisione che comunque è calda, è stata presa solo poche ore fa. Presidente, lei non sa quanta gente le vuole bene, non ci abbandoni, grazie. Poi ancora... Ascoltate quello che hai detto, posso dirti che Teramo Calcistica non ti merita, sai che ti conosco da quando eri rappresentante e so la persona che sei, già una volta ho contestato contro quelli, vabbè, ma questo se non sbaglio l'abbiamo già mandato, questo messaggio già andato, è un frammento di uno che già è andato, possiamo, se sono carichi altri messaggi possiamo andare avanti, altrimenti ci prendiamo un pit stop, non so se Ercole... Vuole aumentare il telefono? Quanto ne sta? Stavi dicendo sul settore giovanile, Ercole, no? Perché questa è un'altra, è una piaga, no? Perché poi lì anche si è costruito molto, anche se poi il settore giovanile non sta in prima pagina tanto quanto la prima squadra. Beh, aver cresciuto in questi 5 anni ragazzi che avevano 10-11 anni, avevano 6 anni, oggi ne hanno 11. Io. Questo mi ferisce. Io quando mio cugino prese il Teramo avevo queste paure, queste sensazioni, io già l'avevo 5 anni fa. Per lui mi ha convinto non a prendere il Teramo, lui mi aveva convinto a prendere il Teramo perché mi diceva che mi faceva fare un progetto di calcio giovanile, che io adoro, lo andrò sempre a seguire in tanti campetti piccoli di periferia, ed è questo è stato il motivo perché io mi sono innamorato di questa città, di questi colori, perché può darsi che prima non l'amavo. Oggi posso dire che io ho 50 anni, penso di aver avuto 5 anni meravigliosi con tanti ragazzini. L'altra sera era una festa, venne un ragazzino di 8 anni e mi disse: Presidente, tu non mi conosci, però io ti conosco che sei proprio bravo, mi disse, 8 anni. E questo insomma che c'è da dire? Ma che c'è da dire? Che ci porterai molto dentro. Abbiamo fatto calcio in situazioni, dai. Ok. Ma sempre con il sorriso però abbiamo dato ai ragazzi. Assolutamente sì. Messaggi. Dai ragazzi della Berretti del Teramo un saluto e un grande augurio al Presidente e un ringraziamento per tutto ciò che sta facendo. Ecco, proprio cade a fagiolo questo messaggio perché abbiamo parlato proprio di questo momento. Ma se a Teramo hanno fatto sparire la Serie A di basket e di pallamano, figuriamoci se il sindaco si preoccupa della C2 di calcio. Purtroppo lei non è riuscito molto simpatico, anzi, forse la sua scelta dolorosa è la più giusta. Ma è antipatico Campitelli? Perché dice così il tifoso? Dice che non è riuscito molto simpatico. Forse alle istituzioni, non lo so. È uno che chiede poco. Mi dicono che sono simpatico. No. Andiamo avanti. Non lo so. Messaggio. Adesso sarei anche disposto a contestare quello che sta accadendo al Teramo Calcio per coloro. Questo pure è un altro frammento. Però dici ci vediamo domani mattina. Il Barone Rosso si firma. Penso sia il secondo frammento di quello che abbiamo visto in precedenza. Viene ad Avezzano. Ormai è richiestissimo. Avanti.
Presidente, auguri, resta con noi, ti prego. Te lo chiedono Daniele, Elsa e Ileana dal cielo. Lei che era una grande tifosa del Teramo Calcio, per te e Cimini grande stima e affetto. Avanti. Parlo da ex dipendente della Teramo Calcio, Campitelli e Cimini. La città sportiva di Teramo non li merita. Avanti. Presidente, non ci lasci, mio figlio sta al convitto per motivi di calcio e stasera ha pianto a darmi questa brutta notizia. Comunque auguri di buon compleanno, genitori da Nereto, dalla Val Vibrata. Avanti. Da tifoso del Teramo invito il presidente a ripensarci e fare quello che sa fare, vincere. Ha vinto tanto, lo sappiamo, in questi anni. Caro Presidente, viene a Giulianova che come giornalista te nomo solo Marcozzi il mitico. Grande. Quasi quasi. Prossimo messaggio. Presidente, senti Ercole, i teramani non ti meritano. Un monten. Avanti. Signor Campitelli, adesso è la volta del Giulianova, ci aveva provato in passato, adesso può essere la volta buona. Spingono da Giulianova, vorrebbero Campitelli nella società giallorossa. Avanti. Caro Presidente, purtroppo i giornalisti che non sanno fare il loro lavoro cercano in tutti i modi di emergere, buttando fango a una persona buona e sensibile e onesta come lei. Un grande abbraccio e buon compleanno. Avanti. Presidente, non finiscono più. Sono un tifoso del Chieti, volevo dirle che lei è una grande persona e magari fossero tutte come lei. Grazie all'amico da Chieti. Avanti. È uguale. Sempre quello, quindi possiamo andare oltre. San Giambite, là che tutto. Caro Presidente, il pregio di molte persone è l'irriconoscenza. Vedi Malavolta, perciò non dare loro questa soddisfazione. Un ex giocatore del Teramo, supponiamo. Caro Presidente, come disse il sommo poeta, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Avanti. Presidente, sei un grande imprenditore e proprio in questo momento meriti un ulteriore applauso. Non mollare, siamo tutti con te. Gianluca Sardi. Oh, che si è firmato. Grazie Gianluca. Prossimo messaggio. Ah, ne stanno caricando di altri. Ne sono tanti, noi abbiamo... Abbiamo fatto il record. Abbiamo fatto il record. Presidente, però insomma questa è una testimonianza d'affetto che non può essere sottaciuta. Ma assolutamente, li voglio ringraziare tutti perché ci stanno facendo sentire il loro affetto in un modo veramente grande. Quindi rifletterà ulteriormente, Presidente, questa è una decisione proprio veramente irrevocabile. Presidente, posso dire una cosa che non hai fatto proprio così male. Cioè? Queste riconoscenze così belle, poi anche molto, molto sentite, che vengono sono messaggi che vengono dal cuore. Io spero che hanno questo gesto faccia crescere la città, questo. Per me questa è la cosa più importante. Oh, Presidente, prima della conclusione, visto che abbiamo l'ultimissima mini raffica, vediamoci questi e poi andiamo con la chiusura. Un saluto da tutti i ragazzi del convitto. Ah. Forza Teramo! Ciao ragazzi, ciao. Prossimo messaggio. Presidente, solo a casa, ma le dico la verità, sto piangendo, si vede dalla faccia che persona è lei, anche perché carta canta, certe persone a lei dovrebbero pulire le scarpe. Teramo la adora. Avanti. Resta Presidente, non fare vincere i giornalai, un allenatore del settore giovanile. Avanti. Presidente, io ho due figli delle giovanili del Teramo e questa sera stanno piangendo. Non so, penso che abbiamo esaurito. Sì, allora, Presidente, siamo ampiamente oltre, l'avevamo messo anche in conto. In chiusura, un ultimo messaggio, anche se la vediamo comunque comprensibilmente commosso. Oggi magari senza quel accenno di pianto avrebbe magari proseguito la conferenza stampa perché aveva altro da dire, poi insomma sappiamo, abbiamo visto com'è andata. Presidente, cosa si sente di aggiungere? Che messaggio vuole dare ai tifosi che sono dispiaciuti per questa decisione così drastica? Diciamo che, cosa devo aggiungere? Che li ringrazio per questi bellissimi anni
che abbiamo passato a Teramo, adoreremo sempre questa squadra, sarà sempre la nostra squadra del cuore, e quindi altro questa sera non possiamo aggiungere, perché siamo molto feriti e non ci sono parole per tutti questi bei messaggi che ci hanno fatto veramente di vero cuore. Quindi li ringrazio tutti e ringrazio tutta la città di Teramo, perché io adoro la città di Teramo a prescindere qualcuno. E poi vorrei dire un'altra cosa importante, che il nostro nuovo Papa Francesco, che bisogna perdonare sempre tutti. Io ho già perdonato tutti, anche coloro che forse mi hanno fatto fare pensare di fare questa decisione, li ho già perdonati, perché sono un uomo che non riesce a portare odio con nessuno. Parlando oggi con a casa mia, le mie figlie mi hanno detto: ma è possibile che se tu con una persona ti parla male, ti dice male, non riesci mai a odiarlo? Io gli ho detto: spero che pure voi odiate chi vi parla male e chi vi dice male. Io non ci riesco, quindi sono fatto così, ho bisogno di stare sempre in pace con tutti quanti, quindi può essere un mio difetto, ma sono felice di essere così, quindi veramente ringrazio tutti quanti voi, grazie. Io chiudo con un mio auspicio e spero che ci possa essere un ripensamento, proprio perché si è fatto tanto e tanto ancora si potrebbe e si potrà fare. Se così sarà, insomma, l'eredità della Teramo Calcio sarà in mano a persone col punto interrogativo, e per il bene della Teramo Calcio, per il bene anche dei tifosi, se ci sono, insomma, si facciano avanti per portare avanti questo progetto, che non merita, a mio avviso, di finire in questo modo. Mi dicono che ci sono altri messaggi, allora andiamo, poi siamo veramente ai saluti. Presidente, non ci lasci, come fa a prendere in considerazione una persona mentre 55.000 le vogliono bene? Nella vita si incontreranno sempre persone invidiose o cattive, non per questo bisogna dargli la vinta, non ci lasciare, Teramo ti ama. Avanti. Tutti tifosi e teramani, domani andiamo davanti all'azienda di G. Campitelli, forza Teramo. Tutti alla Sapori. Avanti. Si mangiano dei biscotti. È inutile dire che mi dispiace, volevo solo ringraziarvi per questa fantastica esperienza di crescita professionale, grazie di cuore Teramo Calcio, grazie Presidente, vai avanti a testa alta. Monica S. si firma. Si raccomandi. Sì. Lei è la nostra contabile. È la nostra contabile. Ah, bene. A tutto lo staff presente, fare calcio è importante, educare i bimbi allo sport è un orgoglio, voi lo state facendo e bene, si è già dato troppo risalto a gente inutile. Pensiamo alle cose serie, non abbandonate il progetto. Francesco. Avanti. Presidente, lei deve restare per quella gente che la domenica sostiene la squadra dal primo all'ultimo minuto e che se perde applaude, sempre vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà. È vero, anche domenica, nonostante la pessima prestazione, abbiamo visto delle persone applaudire. Molti erano delusi, ma altri hanno mostrato degli applausi. Con il biancorosso nel cuore non devi pensare a... ma che c'è, Giovannozzi ed è assolutamente dei nostri, anzi Cori e Gustavo, quelli sono solo buoni a parlare, a criticare, hanno rotto, sono convinto che alla fine rimarrà, vogliamo la Serie B. Fabio Acab. Avanti. Presidente, abbiamo vinto tanto e tanto dobbiamo ancora vincere insieme. Bene, l'ultimissimo, ce n'è ancora, non finiscono più. Grazie Presidente per tutto quello che hai fatto. È proprio conclusi. Ok, io come sempre lascio con il saluto a chi sta dietro le camere e a chi ha coordinato tecnicamente la trasmissione, quindi a Gilberto Marinozzi, grazie anche a Roberto Polimanti, penso che il modo migliore anche in questa triste serata sotto tanti punti di vista, lascio a te Caterina. Grazie Andrea, io invece ringrazio e saluto i nostri ospiti, tutta la dirigenza del Teramo Calcio che è qui presente, Ercole Cimini, Fabio Mignini, Massimo D'Aprile e Alessio Peroni. Grazie al prezzo. Ovviamente ringrazio e saluto il nostro presidente, grazie perché ha trovato le parole, anzi avete trovato tutte le parole in un momento così difficile. E voi invece rinnovo l'appuntamento con Teramo Channel a martedì prossimo. Buonanotte.